Soprattutto faccio i complimenti a Cremona perché è venuto qui, ha fatto una gran partita, ci ha fatto segnare poco, in momenti importanti del terzo, quarto, quarto, alcuni dei loro giocatori hanno fatto dei gran canestri e quindi merito di Cremona innanzitutto. E noi naturalmente invece non abbiamo fatto assolutamente una partita molto lontana dalla sufficienza, una partita che non ci avrebbe dato la salvezza perché dobbiamo, io ho sempre buttato, gettato acqua sul fuoco perché purtroppo sapevamo che non avremmo avuto la matematica oggi vincendo, ma sapevo soprattutto che era una partita difficile perché devo dire, ripetere per la centesima volta che è un girone equilibrato, che sono partite tutte equilibrate. Purtroppo non abbiamo sicuramente fatto una buona prestazione, non so se dipende dal fatto che magari volevamo troppo questa vittoria che però avrebbe dato veramente tantissime chance a noi per la salvezza, però sicuramente è venuta fuori una partita giocata assolutamente non all'altezza di quello che serviva per conquistare 2 punti e battere Cremona. Adesso, come la domanda che ho fatto poco fa al presidente Marchesani, tutto il pensiero va alla partita con la Stella Azzurra. C'è da vincere e c'è da ribaltare il coefficiente dei punti. Ma io credo che adesso dobbiamo, purtroppo c'è stato questo scherzo del calendario un'altra volta che noi dovremo giocare giovedì e poi in 3 giorni 2 partite consecutive. E credo che la partita della Stella sia determinante per raggiungere i primi 2 posti, a occhio e croce a quello che ho pensato fino adesso con la classifica, è quella e poi dovremo vincere l'altra in casa. Una partita alla volta, adesso un paio di giorni cerchiamo di recuperare energie fisiche e mentali, ci alleneremo, sarà naturalmente una settimana molto anomala perché giocando giovedì, partendo da oggi, insomma, in questo momento della stagione onestamente non è il massimo, però cerchiamo di recuperare e soprattutto dobbiamo offrire delle prestazioni come quelle che abbiamo offerto le 2 ultime 2 trasferte, perché se abbiamo vinto a Casale Arrieti significa che i valori ci sono. Adesso dobbiamo capire perché in casa questa prestazione non è stata assolutamente all'altezza, però andremo a Roma naturalmente per vincere la partita perché è un altro spareggio, oltre a tutti quelli che abbiamo già giocato fino ad oggi.